cioè, dovrebbe essere una tautologia per un magistrato, ma noi non siamo magistrati che non sono sempre amici della giustizia. E poi è stato presidente, è tuttora, no? Presidente del Controosservatorio Valsusa e è stato presidente di Magistratura Democratica. Sì, sì. E poi ha scritto tante cose che abbiamo letto in questi anni e sentito, e quindi è stato l'anima anche di questo Tribunale dei Popoli, che è stato molto importante e di cui veramente dobbiamo ancora raccogliere molti frutti, speriamo di raccoglierli noi in tempo. Vai pure. Va bene, allora io vi ringrazio di avermi invitato, mi fa molto piacere esserci per parlare di Antigone. Quando Gigi mi ha invitato, mi ha parlato di questa scuola di filosofia. Antigone non è propriamente un personaggio della filosofia, in realtà è un personaggio della tragedia greca, almeno nasce così, un personaggio di Sofocle, anche se poi diventa nei secoli un personaggio importante anche della filosofia. Hegel scrive delle cose molto importanti su Antigone e così altro. Però il punto di partenza è la tragedia greca. Siamo alla bellezza di più di 2400 anni fa. Sofocle vive prima, più di 400 anni prima di Cristo, quindi che ci dimostra come i problemi che attraversano l'umanità, la convivenza tra le persone, i valori e i principi non passano di moda, insomma, durano nella storia e si presentano con una notevole continuità nel corso dei secoli. Non tutti, evidentemente, i personaggi sono così, ma Antigone, io credo, poi mi diceva Gigi che c'è qualcuno più esperto di me di tragedia greca, quindi mi ci avventuro in punta di piedi, ma Antigone io credo che sia il personaggio più moderno della tragedia greca. Chi è Antigone? Gigi ha fatto distribuire un foglio, ma io lo riprendo lo stesso, premettendo che appunto la tragedia greca è una... Ciao. Hey, buongiorno, buonasera. Ciao. No, stavamo appena iniziando. Dicevo che la tragedia greca ha delle storie assolutamente complesse. Lui mi ha salvato l'ultima volta che ero fermo a Susa con la macchina che non partiva. Se no non saresti qua. Certo, sarei ancora rimasto. Allora, dicevo che i personaggi della tragedia greca sono spesso personaggi complicati, con delle storie complicatissime che evidentemente in questo senso non sono particolarmente moderne, ma nonostante questo lo è invece la figura di Antigone. Siamo a Tebe, tutto ruota intorno alla figura di quello che era stato il re di Tebe, Edipo, il quale è un personaggio tragico per eccellenza, no? Sia pure inconsapevolmente uccide il padre, sposa la madre, ha dalla propria madre quattro figli, tra cui una è appunto Antigone, e a un certo punto, quando si accorge di questa tragedia, si acceca e si autoesilia, chiede di essere esiliato, e Tebe si trova ad essere governata momentaneamente da Creonte, che è lo zio dei personaggi che poi animano la tragedia, e il re di Tebe, succedendo al padre Edipo, uso il singolare anche se è sbagliato, ma insomma, viene conteso questo ruolo tra
i due figli maschi di Edipo, che sono Eteocle e Polinice. Viene conteso perché Eteocle e Polinice sono gemelli e quindi, non essendoci il più vecchio, che per tradizione sarebbe quello che dovrebbe succedere al padre, c'è questo dubbio che si risolve apparentemente in un modo tale da rendere giustizia ad entrambi, e cioè dovrebbero fare il re di Tebe un anno per ciascuno. Prima l'uno, poi l'altro, e quindi avere questo potere a turno, usiamo questo termine. In realtà comincia il regno di Eteocle, ma alla fine dell'anno Eteocle non vuole e non accetta di passare la mano al fratello. Nasce un conflitto che porta poi non solo a una guerra civile in Tebe, ma soprattutto a una guerra con un'altra città greca, Argo, perché Polinice fugge ad Argo e chiede al re di Argo di aiutarlo a riconquistare Tebe. Per cui c'è questa guerra che da guerra civile diventa guerra esterna. Finisco la storia complicata, ma era necessaria per poi capire i passaggi che riguardano Antigone. In questa guerra, una guerra sanguinosa, a un certo punto, sulla base anche di una profezia che viene fatta da un indovino, insomma, si conclude, si dice che si deve concludere con un duello tra Eteocle e Polinice, tra i due fratelli. Questo segnerà la fine della guerra, secondo questa profezia. Si fa quindi questo duello e in realtà questa sorte dei due gemelli si conclude insieme perché si ammazzano a vicenda, per cui muoiono sia Eteocle che Polinice. E riassume la reggenza, diciamo così, della città Creonte, che è poi l'antagonista di Antigone. Arriviamo, dopo questa complicata ma necessaria introduzione, arriviamo al punto, che è poi il punto della tragedia e il punto della modernità di Antigone. Cosa succede? Creonte fa un editto, una legge, un provvedimento con cui decreta che abbia dei funerali solenni Eteocle, mentre decreta nello stesso tempo che il fratello Polinice resti insepolto, perché si era alleato con il nemico, con Argo, e quindi, mentre nella sua visione, mentre Eteocle era l'eroe positivo che doveva essere indicato come tale alla cittadinanza e quindi avere tutti gli onori previsti, Polinice era considerato il traditore e, secondo un costume vigente all'epoca, come sanzione del suo tradimento, doveva giacere non sepolto ed essere divorato dagli uccelli, insomma avere una sorte sia materiale sia anche come immagine negativa. Quindi qui inizia la cosa di cui parliamo stasera, questa era semplicemente la premessa per capire quello che succede. C'è questo decreto di Creonte e c'è Eteocle che ha un funerale solenne e Polinice che viene lasciato, abbandonato sul terreno. A questo punto entra in gioco Antigone. Antigone è sorella di Eteocle e di Polinice, e quando apprende del fatto che il fratello Polinice era lasciato insepolto, decide di dargli sepoltura, anche se nel decreto di Creonte era previsto che chiunque avesse sepolto Polinice sarebbe stato condannato alla morte. Nonostante questo, Antigone, disattendendo anche i consigli e gli inviti dell'altra sorella, vi avevo detto che erano quattro, Ismene, che è un altro personaggio interessante da mettere a confronto con lei, seppellisce o comunque butta della terra sul corpo di Polinice, che significa in qualche modo dargli sepoltura. Viene sorpresa dalle guardie, condotta davanti a Creonte, il quale respinge
le richieste di salvarle la vita avanzate anche da Emone, fidanzato di Antigone, figlio dello stesso Creonte, e dispone che Antigone sia murata viva in una caverna destinata a diventarne la tomba. Antigone viene portata in questa caverna e intanto c'è un dialogo drammatico tra Creonte e il vecchio Tiresia, il quale sta facendo anche una certa profezia, ma dice sei ancora in tempo in sostanza a riparare all'errore che hai fatto. Creonte decide di tornare sui suoi passi, ma quando arriva alla caverna Antigone si è ormai uccisa e anche Emone si suicida, per cui alla fine Creonte a un certo punto, alla fine della tragedia, accompagnato dal coro, piange sulla sua sconfitta personale e politica. Allora, questo è il dramma, se volete un drammone, no? Diremmo oggi, perché tinte forti e una serie di vicende o di avventure che sono evidentemente lontane di per sé dalla nostra sensibilità. Ma resta fondamentale, e resta poi fondamentale nella storia, il personaggio di Antigone e in qualche modo il personaggio a lei contrapposto, che è appunto Creonte, che rappresentano alcuni dei principi, dei valori che attraversano poi la società: l'autorità, il potere, la libertà, la giustizia, la ragione di Stato. Questi sono i temi che vengono agitati dalla tragedia. Tant'è vero che Antigone è stata studiata nei secoli, dicevo prima, anche da filosofi, ma anche da una serie di artisti. Per esempio, ce ne sono diverse, ma ce ne sono due, secondo me, molto, molto belle riscritture della tragedia, una di Anouilh nel 42 e un'altra di Brecht nel 47, che ripropongono il personaggio di Antigone e il suo conflitto con Creonte, in modo molto diverso. Anouilh in termini un po' esistenzialisti, Brecht in termini di contrapposizione molto netta. Non è credo la tragedia migliore di Brecht, che a me piace tantissimo, ma questa la trovo probabilmente un po' schematica, ma comunque per dire in cui nella tragedia di Brecht c'è il potere del nazismo e la ribellione che viene dall'antico. Come mai, e qui arriviamo appunto ai problemi di cui dobbiamo parlare questa sera, e come mai è così moderna e così interessante la figura di Antigone, ed è stata esaminata da molti artisti letterati anche nel corso del tempo? Perché il personaggio di Antigone in particolare, ma la contrapposizione dei personaggi di Antigone e di Creonte, mettono in conflitto due valori, o meno uno, probabilmente un apparente valore, che attraversano poi la storia, che sono la legalità e la giustizia. Allora, il personaggio di Antigone è il personaggio che mette in luce la contrapposizione tra la legge, o la legalità se volete, e un concetto di giustizia. Infatti la cosa interessante è che Antigone, quando si ribella all'editto di Creonte, non si ribella puramente semplicemente all'editto di Creonte, ma dice: io sono interprete di una legalità superiore, della legge degli dèi. Antigone contrappone una legge degli dèi giusta, a cui tutti devono ispirarsi, a una legge contingente dell'uomo, ritenuta una legge invece sbagliata, o comunque sbagliata nel caso concreto, e afferma la superiorità di questa legge divina rispetto alla legge umana. Per cui c'è questa evidente, questa forte contrapposizione tra Creonte, ci sono dei passaggi che sono interessantissimi. Creonte
è un uomo di Stato che difende il suo ruolo, il sistema di governo della città, con la convinzione, questo è il passaggio, che nessuna legge o principio morale possa prevalere sulla legge dello Stato. Dice, vi faccio poche citazioni, ma questa mi sembra importante, dice Creonte: all'uomo che la città ha eletto al suo governo bisogna obbedire nelle piccole come nelle grandi cose, in quelle giuste come in quelle ingiuste. Non c'è male peggiore dell'anarchia, rovina le città, sconvolge le case e in guerra spezza le file e mette in rotta. È l'obbedienza invece che salva il maggior numero di vite. Di più, non ci sono soltanto delle ragioni come queste apparentemente formali, ma ci sono anche delle ragioni sostanziali. Creonte percepisce, anche qui un'altra citazione: già da tempo in questa città vi sono uomini che mormorano contro di me, non mi sopportano e in segreto scuotono la testa, non vogliono piegare il collo sotto il giogo, non vogliono obbedirmi come sarebbe giusto. E quindi il salvare la vita di Antigone, come chiede a Creonte suo figlio Emone, darebbe forza a questa ribellione. A sua volta Antigone non è, come è stata a volte dipinta, una ragazzina ribelle a prescindere, ma lei ha ben presenti l'autorità e i doveri di Creonte. L'oggetto della sua ribellione è un altro, come vi dicevo prima, è il dispiegarsi senza limiti del potere di Creonte. Lei, Antigone, contesta con durezza il potere assoluto di Creonte in nome di principi fondamentali di dignità e di umanità. Antigone appunto invoca le leggi non scritte che le impongono di seppellire il fratello per un senso di pietà, pietas, dicevano i latini, verso i morti. Ma anche qui è bello, lo accennavo prima, il conflitto anche molto moderno, questo che c'è tra Antigone e la sorella Ismene, che la invita a cedere. Ismene dice ad Antigone: siamo donne, ricordalo, non possiamo batterci con gli uomini, chi ci governa è più forte e noi dobbiamo piegarci a quest'ordine. Lei risponde in modo sprezzante anche alla sorella, dicendole che non, questa sua visione è una visione assolutamente inaccettabile, e dice, consapevole del destino che le sarà, dice: il mio destino è senza lacrime, non c'è nessun amico che lo pianga, ma occorre rispettare le leggi degli dèi. E alla fine, quando viene portata nella caserma, dice: quale giustizia divina ho trasgredito? Quale giustizia divina, appunto, ho trasgredito? Mi hanno giudicata empia per un atto di pietà. Se per gli dèi è giusto tutto questo, allora, attraverso il dolore, riconoscerò la mia colpa. Ma se invece sono loro i colpevoli, spero che soffrano quello che fanno soffrire a me contro la giustizia. Ecco, questo è il ho voluto citarvi alcuni passaggi perché sono dei passaggi secondo me fondamentali che vengono poi riassunti forse in un modo più moderno da Anuil nella sua riscrittura appunto del 42, che pone un drammatico colloquio tra Creonte e Antigone, in cui appunto Creonte, a differenza di come Fabre Ectremo, non è visto come il tiranno assoluto, ma come colui che rivendica le ragioni del potere contro le ragioni di chi al potere si oppone,
E infatti Creonte dice, bellissimo questo passaggio, una mattina mi sono svegliato re di Tebe, che effettivamente nella storia, così come la faceva Sofocle, è così, nel senso che Creonte, che prima aveva retto Tebe, si trova in questa situazione all'improvviso per la morte contemporanea dei due pretendenti al trono, diciamo, di Etero e di Provincia. Allora dice, una mattina mi sono svegliato re di Tebe e Dio sa se desideravo altro nella vita che essere potente. Antigone risponde, bisognava dire di no allora. Creonte, potevo, solamente mi sono sentito all'improvviso come un operaio che rifiutava un lavoro. Non mi è sembrato onesto, ho detto sì. Antigone, beh, tanto peggio per voi, io non ho detto sì. Cosa volete che facciano a me la vostra politica, la vostra necessità, le vostre povere storie? Io posso dire ancora no a tutto quello che non mi piace e sono il solo giudice di me stesso. E voi, con la vostra corona, con le vostre guardie, con il vostro armamentario, voi potete solo farmi morire perché avete detto sì. Allora, questo è il conflitto. Ed è il conflitto che anima in qualche misura e attraversa la storia dell'umanità. Se vogliamo fare un po' entrare con una piccola incursione nell'ambito della filosofia, Creonte è il potere secondo Hobbes, il Leviatano, cioè l'idea. Quindi sono proprio due idee anche delle modalità di governo sottostanti. L'idea di Creonte e l'idea di Hobbes che gli uomini sono naturalmente, potenzialmente nemici l'uno dell'altro e l'unico modo per riuscire a mantenere la convivenza civile è un esercizio del potere anche con la violenza legalizzata. Per cui è il Leviatano, il dio, il dio naturale, che da solo è in grado, con l'uso della forza e occorrendo del terrore, di assicurare ai sudditi la pace e la sicurezza. La versione di Antigone è la versione assolutamente opposta. Se vogliamo, in qualche modo, come derivazione filosofica di una derivazione opposta da quella appunto di Hobbes, che ha le radici in Aristotele, per cui l'uomo è un animale sociale. L'uomo è un animale che di per sé è portato a convivere. Quindi un giudizio in fondo favorevole sulla possibilità per gli uomini di convivere tra di loro, e quindi la dignità, il rispetto delle persone è una delle regole che assicura la convivenza, non la violenza dall'esterno, sia pure una violenza regolata, non una violenza gratuita, ma una violenza. Qui sono proprio le due visioni che dureranno nel tempo. E io infatti vorrei fare alcune considerazioni, un po' di carattere generale, per capire come nella storia e soprattutto oggi si è posto e si pone il problema che Sofocle poneva 2400 anni fa del rapporto appunto tra la legge, tra la legalità e la giustizia. Noi viviamo in una situazione un pochino strana, un pochino anomala negli ultimi 20 anni o negli ultimi 30 anni della nostra storia, in cui il riferimento alla legalità è diventato una sorta di valore fondamentale. Vedremo perché. Non è sempre stato così. Non è sempre stato così nella storia, ma non è sempre stato così nel nostro paese.
non è stato così soprattutto nella cultura progressista del nostro paese. C'è un passaggio molto bello di Calamandrei nel 1956 davanti al Tribunale di Palermo nell'arringa in difesa di Danilo Dolci. Danilo Dolci, la vicenda della resistenza, della strada, dello sciopero al contrario, no? In cui viene poi arrestato. Calamandrei dice in difesa di Danilo Dolci: da secoli i poveri hanno il sentimento che le leggi siano per loro una beffa dei ricchi. Hanno della legalità e della giustizia un'idea terrificante, come di un mostruoso meccanismo ostile fatto per schiacciarli, come di un labirinto di tranelli burocratici predisposti per gabbare il povero e per soffocare sotto le carte incomprensibili tutti i suoi giusti reclami. Allora, siamo a metà degli anni 50 e, come vedete, non è che la legalità sia considerata, o la legge in sé sia considerata un valore, anzi, c'è una profonda protesta contro un modo di interpretare la legge e la legalità. Come mai è cambiato e quali problemi ci pone oggi l'interpretazione più comune negli ultimi decenni, e come mai appunto la legalità da Calamandrei lo indicava addirittura con disvalore, non come un semplice strumento che può funzionare o non funzionare, ma addirittura come un disvalore. È accaduto per alcune vicende che sono, che ricordiamo tutti, visto che con poche eccezioni non siamo più giovanissimi, cioè di quello che è successo a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso nel nostro paese, una situazione caratterizzata dal crollo dell'etica pubblica, dalla diffusione abnorme di fenomeni come la corruzione, la strumentalizzazione a fini privati dell'etica pubblica, la prevaricazione mafiosa, lo sfruttamento del lavoro altrui, l'evasione fiscale, e metteteci tutto il fenomeni di disobbedienza, usiamo questo termine in un modo io credo improprio, ma rispetto alla legge, che hanno fatto sì che il richiamo alla legge e alla legalità diventasse un, come dire, un segnale profondo invece di giustizia sostanziale. Guardate, e secondo me è illuminante la famosa intervista di Berlinguer del 28 luglio 81 sulla cosiddetta questione morale. In questa intervista Berlinguer dice che la questione morale non si esaurisce nel fatto che, essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte sfere della politica e dell'amministrazione, bisogna scovarli e metterli in galera. La questione morale nell'Italia d'oggi fa tutt'uno con l'occupazione dello Stato da parte dei partiti di governo e delle loro correnti, fa tutt'uno con la guerra per bande, fa tutt'uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro, che vanno semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano. Allora, l'analisi di Berlinguer, su cui si muove anche nei decenni successivi l'analisi parte considerevole della sinistra del nostro paese, o comunque di una cultura attenta nel nostro paese, è quella che, essendoci un fenomeno di illegalità profonda, non solo di corruzione nel sistema, ma di vera e propria corruzione del sistema, cioè il sistema politico è un sistema politico-economico, è un sistema corrotto, non caratterizzato da episodi di corruzione, ma profondamente corrotto in sé, il modo per reagire
è quello di richiamare alla legalità e al rispetto delle leggi. E questo fa sì che la legalità e il rispetto delle leggi venga posto in primo piano come valore fondamentale, non solo di carattere etico, ma anche di carattere politico. Non a caso ho citato Berlinguer, no? un protagonista della politica. Allora, tutto questo ha determinato un sovvertimento profondo nel modo di vedere, di interpretare, di vivere i fenomeni, per cui la legalità è diventata, anche rispetto a quella che in modo improprio, che a me non piace, è stata chiamata la società civile, il riferimento fondamentale. Pensate alle lenzuola bianche a Palermo contro la mafia, oggi rimesse in Sicilia contro altri fenomeni altrettanto gravi, cioè il rifiuto nei confronti dei migranti. Allora, tutto questo è diventato non solo un'azione politica, ma ha determinato nel sentire collettivo un cambiamento profondo, che ha determinato in qualche modo anche un sovvertimento di valori tradizionali. E così si è arrivati a una situazione in cui il modello è Creonte, non è Antigone. Cioè, il modello è il governante giusto, o almeno Creonte si proclama tale, e nella tragedia di Sofocle non ci sono degli elementi che lo individuano come un governante corrotto, questa è una parte estranea alla tragedia, il conflitto è con il governante in sé, non con il governante di per sé corrotto. Allora, si verifica questo spostamento dal riferimento come valore ad Antigone, che era ancora il riferimento di Calamandrei, quando appunto polemizzava contro il sistema legislativo vigente, e viene proiettato invece in primo piano Creonte. Ecco, questa è la situazione in cui noi ci troviamo. La faccio breve perché vedo che il tempo sta passando, ma vorrei proprio fermarmi un attimo su questo, perché questo è un dato in qualche modo fondamentale. Vengono dimenticati una serie di altri passaggi che sono nella storia dell'umanità, io ve ne cito solo due. Proprio nel rapporto tra legalità e giustizia c'è un pezzo molto bello di un salmo che, rivolto in particolare ai giudici, ma sul tema della legalità, dice: sino a quando, o giudici, pronuncerete sentenze inique? Sino a quando starete dalla parte dei malvagi? Rendete giustizia alla vedova e all'orfano, al misero e all'indigente fate ragione, che è una ribellione contro il sistema esistente lì. Ma grande filosofo Sant'Agostino, nel De Civitate Dei, ha un passaggio secondo me molto, molto significativo e molto indicativo del rapporto tra giustizia e legalità, e infatti dice: senza giustizia che cosa sarebbero in realtà i regni se non bande di ladroni? E che cosa sono le bande di ladroni se non piccoli regni? Anche una banda di ladroni è infatti un'associazione di uomini nella quale c'è un capo che comanda, nella quale è riconosciuto un patto sociale, e la divisione del bottino è regolata secondo convenzioni e leggi in precedenza accordate. Allora, io credo che qui stia il problema, che noi possiamo vedere ancora di più
al di là della, come dire, un po' della speculazione filosofica a cui ho fatto riferimento, in alcuni fatti concreti. Allora, se si ritiene la legalità in sé un valore e non casomai uno strumento che può funzionare per realizzare la giustizia, ma se si guarda la legalità come valore in sé, ne derivano delle conseguenze che tutti quanti percepiamo essere aberranti. Ieri l'altro c'è stata la giornata della memoria, le leggi razziali erano delle leggi. E quindi con una concezione formale della legalità come valore erano delle leggi a cui bisognava dare attuazione. Percepiamo tutti che questo non funziona, che non può essere così, ma c'è una qualche difficoltà a cui ci richiama appunto il personaggio di Antigone, anche se non ci possiamo fermare ad Antigone, ma bisogna andare, io credo, un pochino oltre, per capire quali sono i limiti della legalità e quali sono i valori diversi a cui si può fare riferimento. Antigone lo dice in maniera esplicita, sono è il diritto degli dèi. Antigone, del resto, nella cultura sua era un po' inevitabile questo, per cui Antigone dice, e lo dice in maniera molto esplicita, che c'è una giustizia, una legalità, una giustizia coerente con questa legalità umana che deve però soccombere alla giustizia degli dèi. Allora io credo che il problema dei moderni, il problema nostro, sia quello di capire quali sono i riferimenti, se è valido il riferimento di Antigone, oppure se ci siano altri riferimenti, per individuare dove la legalità cessa di essere, cioè la legalità intesa come rispetto della legge, puramente semplicemente, cessa di essere un valore. E questo è un problema obiettivamente delicato, perché evidentemente non può essere un criterio puramente soggettivo. La legalità va bene quando mi piace, quando la condivido, non va bene quando non mi piace. Ovviamente il criterio non può essere un criterio soggettivo di questo tipo. E allora qual è il criterio? E questo nella storia dell'umanità i criteri sono stati cercati. Il primo è quello che invoca Antigone, la legge degli dèi. C'è una legge degli dèi che è superiore alla legge degli uomini. Nella storia non è stato un criterio appagante. Alcuni dei peggiori misfatti sono stati fatti in nome del diritto e della legge degli dèi. Le crociate sono state fatte in nome della legge degli dèi. Oggi, sia pure strumentalmente, perché io credo che la realtà sia più profonda e diversa, ma comunque c'è, per esempio, rispetto al terrorismo islamico, un richiamo alla legge degli dèi. Allora, io credo che quello che è successo nella storia dimostra che il richiamo alla legge degli dèi è un richiamo che molto spesso è stato strumentalizzato, e non solo, ma poi la stessa legge degli dèi non è un concetto univoco, perché sappiamo bene che anche nell'ambito della religione, delle religioni, non c'è una concezione unica. E allora probabilmente non è un richiamo che possa essere appagante per dirci quali leggi sono da ritenere ingiuste e quindi da disapplicare. Il secondo criterio, che è stato abbastanza avvicinato alla legge degli dèi ma non coincideva sicuramente semplicemente con quella, è il cosiddetto diritto naturale, una
una serie di giuristi hanno sostenuto nei secoli che c'è un diritto naturale che sta scritto nell'anima e nel cervello di ciascuno, che è riconoscibile perché nella tradizione del mondo è sempre stato così, e ci sono, che so io, dei precetti non uccidere, che sono dei precetti che sono iscritti nella natura, e quindi nella natura dell'uomo, e quindi diritto naturale, e che sono appunto facilmente riconoscibili, e che quando vengono violati dalla legge terrena, dalla legge umana, dalla legge di Creonte, devono trovare un rifiuto da parte dei cittadini. Anche questo non è stato un approdo appagante, anche perché si potrebbe dire che forse alcuni principi assolutamente fondamentali e alcuni principi generalissimi possono essere nella storia stati condivisi in maniera quasi unanime, ma se andiamo poi a cercarli uno per uno ci accorgiamo che non sono poi tantissimi, e che nel corso del tempo si è ritenuto, pensate, per farvi un altro esempio, si è ritenuto coerente al diritto naturale la superiorità della razza bianca rispetto alle altre razze, ammesso, uso non un termine qui credo io, ma quello che è stato utilizzato di razza. Questo è stato giustificato sulla base di una sorta di situazione naturale, di un ordine naturale, non di un... Allora, si capisce come il riferimento inevitabilmente vago a un diritto naturale preesistente e riconoscibile non è così chiaro e così univoco nel consentirci di individuare appunto le ragioni di Antigone rispetto alle ragioni di Creonte. Potrei anche citarne altre, ma le lascio, perché questi sono i due aspetti fondamentali. Io credo che ci sia un riferimento possibile e attendibile per sciogliere questa possibile ambiguità, che non è un riferimento assoluto, è un riferimento contingente, ma che per noi oggi vale, ed è il riferimento alle grandi dichiarazioni di diritti e, per quanto ci riguarda, alla Costituzione, cioè i grandi atti giuridici intervenuti dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è stato uno dei punti più drammatici e più bassi della storia dell'umanità, in cui sono state commesse delle atrocità incredibili. Sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale c'è stata una serie di atti giuridici, di convenzioni internazionali e di costituzioni nazionali che proclamano i diritti di tutti, l'uguaglianza sostanziale, e dicevo l'approdo contingente, perché evidentemente le costituzioni e le convenzioni internazionali possono cambiare. Non è un... Però oggi per noi è un quadro di valori che è fondamentale e che è in condizioni di rispondere anche ad alcune delle cose che succedono ai nostri giorni e su cui, se ho tempo, farò ancora un paio di battute. È un, diciamo così, un riferimento che a volte dimentichiamo, o nella retorica delle celebrazioni ci sembra, mentre è, io credo, un approdo di carattere fondamentale se è preso seriamente. Perché guardate che questi atti giuridici, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, per noi la Costituzione, sono dei documenti che sul piano dei principi e dei valori hanno
un significato enorme e che sono profondamente nuovi nella storia dell'umanità, nella storia del diritto, nella storia del rapporto tra legalità e giustizia. Pensate soltanto a una norma della nostra Costituzione, che è una norma fondamentale, che è l'articolo 3. L'articolo 3 della Costituzione è l'articolo che dice al primo comma che tutte le persone sono uguali senza distinzioni di religione, di sesso, eccetera, eccetera. E fin qui, dalla Rivoluzione francese in poi, lo hanno detto tutti, salvo poi non applicarlo, ma non è che sia una novità assoluta. La novità fortissima è quella che è contenuta nel secondo comma, perché il secondo comma dell'articolo 3 dice che è compito della Repubblica, e quindi compito di tutte le istituzioni, è compito di tutti, rimuovere gli ostacoli che fanno sì che quell'uguaglianza di cui si parla nel primo comma non ci sia. Allora, guardate, questo è nel campo del diritto, che è un po' il mio campo, una cosa ignota nella storia del... perché è, cioè, il diritto in genere descrive l'esistente, bene o male serve a descrivere. Questo è una norma che dice due cose. La prima, che viviamo in una società ingiusta, perché se non fosse così non ci sarebbe bisogno di un vincolo per la Repubblica di rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza. Io un'altra legge che dica che viviamo in una società ingiusta non l'avevo mai vista. Allora è una norma di un rilievo assolutamente eccezionale proprio ai fini di cui stiamo parlando. Cioè una norma che ci dice che viviamo in una società che è caratterizzata da profonde ingiustizie. Direte, lo sappiamo benissimo, però il fatto che ci sia una legge fondamentale che lo dica e che come seconda conseguenza vincoli allora le persone e le istituzioni della Repubblica a cambiare questa situazione è un secondo passaggio assolutamente fondamentale, che consente allora di valutare quando la legalità formale, il sistema delle leggi, è coerente con questi principi, che non sono solo delle buone intenzioni, ma sono dei principi della legge fondamentale, sono accettabili o no. Tant'è che in coerenza con questa previsione dell'articolo 3 ci furono delle proposte in sede di assemblea costituente che oggi hanno un'attualità, avrebbero o hanno un'attualità particolari, per esempio la proposta fatta proprio da Dossetti di cui parlavamo prima. Dossetti fa una proposta di inserire una norma nella Costituzione dopo l'articolo 3 che pone questi vincoli, che dice quando i poteri pubblici violano le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è un diritto e un dovere del cittadino. Non gliel'hanno passata, ma la cosa più, tanto per fare anche un aspetto, una delle cose più interessanti è il dibattito sul perché non l'hanno passata. Perché a differenza di oggi, in cui non l'hanno passata con un ragionamento tipicamente democristiano. Perché gli interventi di alcuni, adesso non ricordo più esattamente se uno era Moro o chi erano, ma questo è implicito nell'articolo 3, non ce n'è bisogno. Cioè non è vero, non è giusto, non è vero che ci sia un diritto, ma già è implicito in quello che è il sistema, che è un metodo appunto tipicamente democristiano, no? di aggirare il problema anziché affrontarlo. Che però dà un segnale di quello che è non un contrasto, un mettersi contro questo tipo di principio, che del resto è un principio che era presente nella Costituzione francese del 1946, è presente tuttora nella Costituzione portoghese, cioè è un principio che c'è da alcune parti. Allora, quello che mi interessa segnalare, arrivando un po' alla fine delle cose che mi interessa dire, è questo. Permane
è rimasto nel tempo, nella società, e ha attraversato la società questo conflitto tra legalità e giustizia di cui sono interpreti Creonte e Antigone. Creonte è una figura, Antigone è una figura particolarmente moderna proprio perché è quella che nei secoli ha in qualche modo personificato in questo conflitto la parte della libertà e dei diritti che si contrappone a un potere che nega o attenua o limita questi diritti e queste libertà. Questo è il senso profondo di Antigone. Evidentemente, ripeto, è un concetto che va in qualche modo storicizzato, ci sono delle cose che sono cambiate. Vi ho detto prima che almeno secondo me il riferimento al diritto degli dèi è un riferimento che certamente è un riferimento che nella storia ha mostrato le corde, però è l'emblema della modernità, il fatto che si rivendichi il trasgredire alla legge scritta, il trasgredire alla legalità formale in nome di principi e di valori che, per usare appunto le parole di Antigone, sono superiori a quella legalità formale. Io non trovo appunto per trovare questi riferimenti a dei principi o valori superiori un riferimento diverso oggi a quello che vi ho detto delle costituzioni e delle convenzioni internazionali. So che è una cosa contingente, come vi dicevo prima, che può anche nel tempo modificarsi, ma oggi è così. Ed è quello, se si fa riferimento seriamente a questi valori, che ci dice in maniera abbastanza chiara quali sono almeno alcuni aspetti fondamentali in cui la legalità formale in cui siamo immersi è in realtà una legalità che Antigone rifiuterebbe. La sepoltura del fratello è oggi l'accoglienza dei migranti. Cioè, voglio dire, si potrebbero fare molti altri esempi, ma per dire, ci sono dei comportamenti a fronte dei quali, per dirla con Don Milani, l'obbedienza non è una virtù. E questo è il tema di Antigone. Per questo Antigone è un personaggio, secondo me, al di là appunto degli intrecci di storie che sono a volte possono sembrare un po' da romanzo d'appendice, ma invece come principi è una figura fondamentale, è una figura modernissima ed è una figura in cui appunto anche attraverso una serie di altri passaggi che non vi ho citato ma che sono di grande intensità emotiva si pone questo problema, a dimostrazione che è un problema che esiste da 2500 anni, esiste probabilmente anche da prima, ma per quanto ci riguarda esiste. È un problema che attraversa l'umanità. Ed è un problema che oggi è particolarmente acuto, lo è stato in varie epoche, lo è oggi. Io credo che alcuni riferimenti per fare riferimento a una giustizia anziché a una legalità formale, il puro rispetto alle leggi scritte di quel momento, ci siano e ci si possa lavorare. Diamo la parola.